posso ficar nem mais minuto com você. Ho chiesto io di andare via per migliorare professionalmente. Mi dispiace della tristezza che causano le mie parole, ma ringrazio tutti dell'affetto. Non vi dimenticherò. Il lungo e doloroso addio di Hernanes alla Lazio si consuma così alla radio ufficiale biancoceleste. Il commiato del profeta suona come un samba triste che vorrebbe sollevare la società dalle responsabilità per la clamorosa cessione all'Inter, ma non placa di certo la delusione dei tifosi. Già in mattinata il brasiliano aveva affidato al proprio profilo Facebook le emozioni di una notte insonne. Ieri le sue lacrime all'uscita da Formello, in breve un calcio in rete, avevano testimoniato la difficoltà del distacco e soprattutto avevano originato una reazione tanto sentita quanto rabbiosa della tifoseria, prima davanti ai cancelli del centro sportivo, poi e fino a notte fonda davanti al quartier generale di Villa San Sebastiano, dove in centinaia hanno ininterrottamente contestato l'assente Lotito. Striscioni e cori durissimi per protestare contro l'inattesa perdita del faro della squadra, ma anche l'esplosione definitiva di un malcontento mai sopito nei confronti della gestione societaria, mai nei cuori della gente nonostante i risultati sportivi. Ufficialmente il padron aveva sempre negato la possibilità della partenza, nelle ultime febbrili ore quasi riuscito a strappare i 20 milioni per il cartellino del suo fantasista, che aveva rifiutato anche l'ultima proposta di rinnovo. Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima lascia la Lazio dopo 3 stagioni e mezzo, in cui ha deliziato la platea con la sua classe e un numero di gol, 41 tra campionato e coppe, notevolissimo per un centrocampista. Di lui laziali ricorderanno anche la disponibilità, il sempiterno sorriso e l'avversione alle polemiche. Anche per questo sarà dura per Lotito far dimenticare alla piazza lo sgarbo. Non ci è riuscito di sicuro con Elder Postiga, capitato a Formello nel mezzo di una bufera emotiva che gli ha fatto beccare fischi e insulti immeritati. Chissà se avrà fatto in tempo l'ex valenciano a incrociare Hernanes. Si sarebbe unito in portoghese al coro degli Adeus, Boa Sorci, Valeu, al profeta che se n'è andato.